Con la dottoressa Donatella Battaglia, neo assessore alla cultura al Comune Terminese, d'obbligo parlare di questo, credo, primo appuntamento. Ce l'avamo lasciato un po' di tempo fa con l'inaugurazione della Casa Sgarlata. Adesso lei stessa ha creato questo primo appuntamento con appunto l'inaugurazione e la presentazione di un libro. Sì, questo è il primo appuntamento a Casa Sgarlata per un altro evento culturale dentro un'altra scatola culturale che è quella della Casa Museo. E quando il professor D'Alia mi ha chiesto di presentare il suo libro, ho creduto che fosse l'ideale questa cornice, perché nel libro si parla di termini come una delle tappe della strada via montagna che portava appunto da Palermo a Messina. È un libro che proclama la nostra città, una delle tappe più importanti della storia siciliana. Non poteva che essere presentato qui, che è, come sapete, uno dei motivi di orgoglio del mio lavoro negli ultimi mesi, ancora prima della nomina d'assessore, quindi prescinde completamente, anche perché diciamo che l'organizzazione di questo evento è anche quello anteriore alla nomina, perché è più di un mese, credo, che abbiamo organizzato questo appuntamento e quindi è stato creato qui perché sono tra i curatori della mostra e non per altri motivi, ecco. Ci troviamo alla Casa Museo Sgarlata di Termini Imerese per la presentazione del libro Per le antiche strade di Salvatore D'Alia. Ne parliamo con l'interessato e ci facciamo spiegare un po' questo libro che viene presentato oggi a Termini. Il libro è una ricerca storica sulla Palermo-Messina Montagna, cioè sulla strada che dal Medioevo e fino ai primi dell'Ottocento andava da Palermo a Messina passando da Termini Imerese e dal versante meridionale delle Madonie e dei Nebrodi della Valle dell'Alcantara. Ecco, il libro ricostruisce le vicende storiche di questa strada, come nasce, perché, come si sviluppa nel corso del tempo, quali sono le città che attraversava e qual era in fondo anche la vita che scorreva lungo questi pellegrini, i mercanti, il re, tra cui Carlo V, che fece un memorabile viaggio nel 1535, ed anche quella alle opere d'arte e le spiccole storie legate alla strada stessa, alle vicende della strada stessa. La scelta di scegliere Casa Sgarlata a Termini Imerese, come l'ha portato? E devo ringraziare l'assessore, la dottoressa Battaglia, per questa bella location che ci ha trovato e che è veramente molto bella, molto interessante, anche perché è dedicata ad un importante personaggio termitano poco noto e che meriterebbe di essere sicuramente molto più conosciuto. Grazie. Grazie a voi.